via Crotte, Ardano de che? Insomma, è una via normale. Insomma, è a mia che sapes, il Grain Laur. Sì, a metà c'è la chiesa di Santo Spirito, fondata da Don Wender, ma parlo dopo. Quello che voglio dire è che là in fondo è tutta un'altra cosa. Ci sono il Ponte Crotte e le fornaci di Ponte Crotte. Andale là! Alzi la mano chi non ha mai detto ma esattamente che le chicche la laure là. Sono fornaci per la lavorazione della calce, o meglio erano, visto che sono inattive dal 1975. Dal 1977 sono monumento nazionale di archeologia industriale. Purtroppo adesso è un po' un declino. Per anni si è parlato di un loro recupero e progetto e studi, ma forse ho corto tante palanche. E comunque è un'area privata e poi ci sono i vari veti della sovrintendenza. Spero, anche perché, come dire, fanno parte dello skyline della periferia bresciana. La prima fu costruita nel 1875, la terza attorno al 1905. Praticamente era dei Furen, cuocevano anche le pietre calcaree prelevate dal greto del Mella. Un'altra cosa che tutti avrete pensato è a cosa servono quei balconcini in legno e ferro che adesso tu desfacci? Praticamente erano la porta dalla quale si buttavano le pietre nella fornace. Cioè, Ghiaggi che nasce su dalle scalette con i ciotoli e quando era su li buttava giù dentro dalla porta. Bel mester! Adesso non sto qua a spiegarvi come si fa la calce perché è il sogno a me, ma a guardarle da qui hanno proprio un grande fascino. Poi c'è tanti, specialmente sull'internet, che dicono che le fornaci abbiano dato il nome al ponte e poi a Calavia. Perché dicono, aspetta che l'ese, il termine crotte costituisce un'espressione linguistica lombarda del termine grotte, in riferimento alla similitudine morfologica di queste strutture conoidali con grossi portali di accesso alla base. Yedeyasen! Che non hanno letto i libri, come il Liber Poteris che nel 1280 già parla del Pontem Grote e prima ancora nel 1233 un altro documento Pontem Deli Grottis. Forse gli archi della struttura o delle incavature negli argini del fiume. Per altri studiosi potrebbe derivare dal tedesco Gross, cioè grande ponte, o anche da Pons Cryptarum, dalle cripte, cioè osterie, ostelli che qua in zona si legavano ad un ospedaletto esistente, magari già ai tempi dei Romani, perché questo era un antichissimo tracciato che usava uno solo dei tre ponti esistenti sul Mella, gli altri erano quelli di Via Milano e uno a Roncadelle. Una curiosità, essendo una strada che portava in Franciacorta, molti paesi di lì, partendo da Cellatica, già dal XII secolo dovevano pagare per contribuire alla manutenzione del ponte. Giù dal ponte parte via Don Giacomo Wender, un grande prete e anche partigiano passato dal fronte russo al carcere fascista per essere un collaboratore del Comitato di Liberazione. Gli hanno intitolato questa strada perché qua c'era il famoso villaggio degli sfrattati per il quale Don Wender tanto si prodigò nel dopoguerra. Ora non c'è più nulla, ma qua, sulle sponde del Mella, nel 1929, venne creato un quartiere di baraccati che praticamente erano gli sfollati a cui erano state rase al suolo le case per costruire Piazza Vittoria. Che impiepoarec! Arrivarono a esserci 13 baracche con 256 locali, anche scuole, latrine, asilo, ambulatorio medico e una chiesa che poi venne sostituita dalla chiesa di Santo Spirito. Era chiamato anche quartiere San Vincenzo o degli Sbandi. Era difficile vivere qui. Doveva essere temporaneo, ma l'ultima baracca fu smontata nel 1967.
magari poteva aiutare la ricetta di quel proverbio. La ricetta del dottor Farina, brodo de capù e de con de cantina. Passate una bella giornata